Le sue sono sempre immagini shock e di rottura. Perché? Ma non so perché siano shock. Non vedo assolutamente la ragione sia shock. E tutto più saranno shock per gli sciocchi, ma non per chi non è sciocco. Diciamo che fanno discutere. Beh, cosa serve allora? Se non si fanno le immagini per discutere, cosa si fanno per... Non ha nessun senso. L'arte è fatta per mettere in discussione certe false sicurezze e comunque per provocare nuove visioni, per provocare nuove possibilità di discussione anche. Ecco, quindi a lei piace provocare? No, a me non piace provocare, perché io non... Guardi, sono molto più provocato io di quanto io provochi. Sono molto più provocato io aprendo il giornale tutte le mattine o guardando la televisione tutti i giorni. No, fra l'altro non guardo la televisione tutti i giorni, perché proprio non voglio essere provocato dalla demenza televisiva, teleidiota. Parliamo un po' di questa televisione, di questo modo di fare televisione, di questi reality show. Tutti cercano nuovi modi di comunicare, nuovi modi di fare televisione. Ma dove si arriverà poi? Ma io penso che la televisione è la frutta. La televisione in realtà non è un successo. Non è un successo perché il 40% della gente guarda la televisione e diventa sempre più stupida, ma l'altra non guarda la televisione e diventa sempre meno stupida. Quindi attenzione a quelli che non guardano la televisione, perché saranno il futuro. Ma lei si sente così inquieto? Ma io personalmente penso di essere normalissimo, ma guardando il mondo che mi circonda forse è meglio essere inquieti. Se siamo un po' di sensibilità, credo che l'insicurezza sia un'energia che forse può essere utile. Grazie Dani. Il carattere dei liguri è un carattere chiuso ed è molto vicino anche a quello dei sardi, ma non solo di questo parliamo soprattutto di ceramica. Una ceramica che però accomuna tutte e due le culture. Sì, esattamente, infatti in questa mostra di Albissola praticamente abbiamo effettuato un gemellaggio con Santa Teresa di Gallura, nel comune di Albissola Marina e Santa Teresa Gallura, perché al di là del fatto che Albissola è tutt'oggi un centro di importanza internazionale sulla ceramica contemporanea, fino a 100 anni fa tra Albissola e Santa Teresa c'era un traffico mercantile, con i famosi leudi, di ceramiche che venivano portate in Sardegna, quindi c'era anche uno scambio proprio così culturale, commerciale tra questi due popoli. Nella vostra quali sono i pezzi da vedere e da gustare? Allora, dunque, io direi tutti ovviamente, perché allora diamo due numeri, si tratta di circa 70 artisti che rappresentano in sostanza l'intera colonia che vive e lavora ad Albissola, artisti molti dei quali di rilevanza internazionale, suddivisi nella sede qui della bellissima Villa Faragiana con le opere di grande formato e nella sede del Museo dell'Oratorio, nel centro storico di Albissola Marina, dove ci sono invece quelle di formato più piccolo. Alcuni nomi, abbiamo degli artisti come Vanderkam, ottantenne del gruppo Cobra, che dal Belgio è venuto appositamente ad Albissola a fare il suo pezzo. Abbiamo la Milena Milani, la grande scrittrice che ha fatto gli anni d'oro dell'Albissola degli anni 50. Abbiamo insomma i nomi più grandi della ceramica d'arte contemporanea in sostanza.